Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, e il mio peso leggero. Parola del Signore. Gloria a te. Quando eravamo bambini ci hanno ossessionato, penso anche alle ragazze che stanno qui presenti e anche a Nicole sicuramente, quando qualcuno ci dava una cosa oppure ci faceva una gentilezza, allora subito interveniva la mamma che diceva come si dice grazie, come se noi imparassimo un atteggiamento di gratitudine nella vita attraverso l'insegnamento di qualcuno. A mio avviso non funziona così. Cioè, nel senso, ci vuole qualcuno che ci insegna a dire grazie, ma non è sufficiente questo. Perché vi dico questo? Perché nel Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, Gesù incomincia con un rendimento di grazie. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Da chi ha imparato Gesù a dire grazie? Dalla madre, la quale, qualche pagina prima nel Vangelo, aveva detto «L'anima mia magnifica il Signore». E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà. Cioè, lo stesso ringraziamento che troviamo oggi nel Vangelo ha un po' dell'eco del ringraziamento che Maria ha fatto nel Magnificat. Come a dire che cosa? Che la mamma, una mamma, come ha fatto anche con noi, anche per Gesù, ha insegnato a dire grazie. Ma ancora di più, e adesso parlo a voi mamme, papà presenti, si insegna ai nostri figli e ai vostri figli molto più che con gli insegnamenti, con gli atteggiamenti. Atteggiamenti. Cioè, e vi faccio un esempio molto spicciolo. Ieri è venuto un bimbo qui da noi, come dire, abbastanza improvvisata la cosa, un bimbo con altri due fratellini, si chiamava Francesco, questo più piccolo, era un po', come dire, abbastanza irrequieto. Allora, ha preso il pallone, l'ha dato addosso alla sorellina che era più grande, la quale non si è difesa e è andata a piangere dalla mamma. Allora, vedendo questa scena mi ha un po' infastidito, la mamma non è intervenuta subito, allora ho detto, Francesco, devi chiedere scusa a Maria. E lui non mi ha risposto, non ha reclamato. È andato dalla mamma e ha detto, uffa, ma devo sempre chiedere scusa. Cioè,
Francesco ha 3 anni, è già seccato di chiedere scusa. Sicuramente gli hanno insegnato che bisogna chiedere scusa, ma non pensate che Francesco impari di più a chiedere scusa con naturalezza agli altri se nella famiglia abitualmente ci si chiede scusa? Cioè se la mamma chiede scusa al papà, se il papà chiede scusa alla mamma, se il papà chiede scusa ai figli, se la mamma chiede scusa ai figli, non pensate che non vivrebbe questo dramma Francesco se si chiedesse scusa in quella famiglia? Come se ci si ringrazia all'interno della famiglia, non c'è bisogno che la mamma ti dica dici grazie, perché abitualmente lo senti, lo fai per imitazione e non per insegnamento. E qui mi ricollego a quelle 3 famose parole che Papa Francesco, con tanta semplicità, ha proposto alle nostre famiglie e che mi sembra sia un po' opportuno riprendere ogni tanto. Grazie, scusa, permesso. Dove permesso non vuol dire permesso posso prendere i biscotti che stanno nel mobile, ma permesso è dire posso, posso. Cosa intendo con questo posso? Quando c'è un momento di tensione all'interno della famiglia, all'interno della coppia, è difficile che subito le cose si rinsaldino. Allora, chiedere in quel momento il permesso per dire posso parlarti oppure hai bisogno ancora di un po' di tempo? Posso dirti qualche cosa che penso oppure un altro momento per confrontarci? Perché c'è bisogno di un po' di tempo, magari, no? Allora, quindi, grazie. Come atteggiamento abituale. Gesù dice, ti rendo lode, Padre, perché lo ha visto da sua madre, che non glielo ha insegnato, lo ha fatto. Aveva nella sua vita un atteggiamento di gratitudine di fondo. E potremmo chiederci, noi viviamo in un atteggiamento di gratitudine nei confronti della vita oppure viviamo in un atteggiamento di lamento nei confronti della vita? Vi dico semplicemente questo, perché la maggioranza della platea ovviamente è su i 50. Per vedere se siamo in buona salute con noi stessi, con il nostro animo, con il nostro cuore e quindi anche con gli altri, ce ne accorgiamo se siamo grati. Però non nei confronti degli altri subito, che questa è una conseguenza. Se siamo grati nei confronti di Dio. Se c'è gratitudine di fondo nelle mie giornate, per cui c'è un canale aperto in modo verticale, questa gratitudine che scorre per quello che mi succede, per le cose piccole di ogni giorno. Hai rivelato queste cose ai piccoli, Dio si manifesta nelle nostre banalità di ogni giorno. Se c'è questo, siamo in buona salute e di conseguenza lo facciamo anche con gli altri e quindi diciamo grazie facilmente. Se non c'è questa gratitudine, vuol dire che ci siamo impigliati, i nostri pensieri, la nostra vita, si è impigliata in qualche ansia di un fiume un po' particolare, un po' doloroso, e dobbiamo decidere se uscire da questa ansia e non farla diventare un'ansia, per quanto è possibile, proviamo ad uscire, oppure rimaniamo lì. E ci viene l'ansia, dopo che ci viene l'ansia, ci viene anche tutto il resto che voi conoscete. Decidiamo. Sapete perché vi dico questo?
Perché Gesù oggi nel Vangelo dice un'altra parola e poi chiudo. Venite a me. Ma non era più normale che lui veniva da noi se avevamo problemi? E invece dice no, voi tutti che siete stanchi e oppressi, venite a me. Come to me. Perché non è importante solo nella vita, come noi ci diciamo ogni giorno. Allora, uno, io per esempio, chiedo come stai, Antonio? Siamo in piedi. Ma voi fatemi capire una cosa, quando un bambino incomincia a camminare, no? È importante che stia in piedi o che cammini anche? E che venga verso di voi. Quando la mamma dice, vieni, e muove i passi, oppure che sta solo in piedi è importante. Fatemi capire le vostre prerogative nella vita. Allora, capite perché io vi dico, decidete voi se volete stare bloccati nelle ansie così? Perché Gesù dice, venite a me. Mi piace molto questa espressione, detta in inglese, che Madre Teresa usava tante volte nella sua preghiera. Come to me. Vieni a me. Vieni alla luce. Vieni al mondo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Io vi darò ristoro. È una promessa! È una promessa. Però tu devi venire con le tue gambe. Allora, riflettete. Per noi è importante solo stare in piedi? Oppure anche camminare? Perché Gesù ci sta indicando una direzione. Venite a me. Per cui, chiediamo questa grazia in questa domenica. La grazia di verificare anzitutto se nella nostra vita c'è un atteggiamento di gratitudine e quindi se siamo in buona salute e se siamo caduti in un'ansia e sta diventando un'ansia, oggi il Signore ci indica una direzione. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Ecco, ancora una volta, anche un po' casualmente, è quello che abbiamo scritto sul nostro gazebo.